Bene, 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 bene. Ragazzi, guardate che cosa ho trovato. Mamma mia, sono stato veramente fortunato. Questo è il mio primo animale addomesticato. Ovviamente ho trovato un cucciolo. E per far fuori la mamma, per prendere il cucciolo, sono stato circa 4 ore. È veramente difficile. Sto giocando modalità single. Quindi modalità singola è difficile, insomma è veramente complicato. Comunque finalmente sono riuscito a prendere il mio primo cucciolo, livello 145. È fantastico, sono veramente felice. Ora finalmente posso stare tranquillo. Devo aspettare solo che cresce e poi devo mettere come guardia del corpo. Non vedo l'ora di provare, non so che abilità, però devo riprovare, devo provare. Comunque, ragazzi, io sono Giuma e questo è il mio canale. Vi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Quindi cominciamo. E intanto io mi aspetto che cresce e passo un po' il tempo, quindi vediamo. Ma dove vai? Dove vai? Stai qua. Tiene paura, come tutti i cuccioli, tiene paura. Però è bellissimo. Comunque questo mod su Ark è fantastico, penso. E anche se non ho ancora provato, quindi devo vedere. Che denti, mamma mia. E proprio hanno fatto proprio bene questo Ark, quindi nei dettagli è veramente forte. È bello, mi piace. Guardate che dettagli. Fantastico. Intanto mettiamo un po' da mangiare. Mamma, in terza persona. Guarda quanto sono brutto. Mamma mia. Chi è più brutto? Io o Saurus? Veramente sono contento che con un pteranodonte non si può fare proprio niente, quindi dei altri animali aggressivi penso che starò molto più tranquillo. Sono stato veramente fortunato. E poi il livello 145 comunque è quasi il massimo che esiste, quindi è ancora cucciolo, vedi che è grosso. Penso che diventerà come T-Rex, penso. Anche su PS5 è veramente fantastico, nei dettagli è bellissimo. E a chi piace il gioco Ark, penso che questo è il massimo. È fantastico. E non ho ancora costruito la casa, non so dove devo costruire, non riesco a trovare un posto ideale a costruire. Girovagando sono riuscito a trovare questo cucciolo e penso che sono stato veramente fortunato, quindi 150, quella è la mia barca e 150 è il massimo, quindi io ho trovato 145. Comunque mo è cresciuto, ragazzi, e mo andremo a provare, quindi vediamo come va. Sono curioso che abilità tiene. Mamma mia, sta facendo cadere tutti gli altri. Che forza che c'ha? Guardate qua. Ma chi è che mi ha sputato? Madonna, i dinosauri vi cogliono il fastidio. Due cose odio. Uno questo dinosauro, e l'altro è che abbia chiedo qualche. Comunque è bellissimo. Mo andremo a provare. Facciamo. Penso che andrò a fare la sella e prima di fare la sella faccio vedere il mio gruppo. Allora, diciamo che ho messo qua perché è una zona abbastanza pianeggiante e vediamo, ho girato tutta la mappa, forse è l'unico posto che mi piace, anche se è lontano dal vulcano, quindi va bene così, quindi questo posto penso che andrà abbastanza bene, anche se qua ci sono Terezzinosauro e altri familiari di Terezzinosauro.
e Ceratopsaurus. Quindi va bene così. Per ora tengo un triceratopo, Esaurus e Pteranodonte. Quindi va bene così. Ora di provare. Proviamo un attimo, vediamo come va. Mettiamo la sella. Certo che mi ha dato pure il bonus. Comunque, sono riuscito a fare. Veramente il cucciolo è cresciuto velocemente. Insomma, non sono riuscito a fare breeding perché per un po' di tempo, cioè, mi era proprio sfuggito di fare il breeding e non sono riuscito ad arrivare al massimo. Quindi sono arrivato al 50% di breeding. Va bene anche così. L'importante è che tengo. Vediamo com'è. R2 morto. L2. Ah, colpo di coda e da un colpetto tipo triceratopo con il muso, quindi vediamo, perché di solito è scappante, vediamo come può. Vorrei proprio provare. Vediamo. Dicono che è molto forte, però non lo so, vediamo. Provo. Ma abbastanza veloce. Madonna! Mamma mia! E come va? Madonna, quanta strada che ha fatto! Ha fatto circa mezzo chilometro in un attimo. Al ritorno, vedi. Ecco perché è così scattante. Madonna, guardate come va! Madonna, rompe tutto! Ma pure la roccia, tutti quelli che trova davanti, spazza via. È veramente eccezionale. Ragazzi, il mio voto per questo animale è, per adesso, perché non ho provato il resto, da 1 a 10, io darei un bel 10. Madonna, che frenata. Mi piace, no. Veramente è un animale eccezionale. Tu renditi conto che non c'è bisogno neanche di saltare sopra la roccia, spazza via tutto. E in parole rompe tutto quello che trova davanti. Niente male. Ragazzi, per me da 1 a 10 questo è un bel 10. Mi piace, anche se non devo ancora scoprire. Comunque, mo vediamo. Nelle prossime puntate sicuramente. Faccio prova, cioè lo provo, voglio vedere, sono proprio curioso. Per mo già va benissimo. Ok, bene ragazzi. Allora, penso che con questo video ho finito. Prossima volta se riesco a domesticare una femmina, questo è maschio, se riesco a domesticare una femmina, vi faccio vedere. Comunque, ragazzi, vi raccomando, seguitemi, eh? Grazie per l'aiuto e mettete un bel pollice in su. Ci vediamo alla prossima puntata, va bene? Questo è tutto, io vi saluto, ehi Giuma, mi raccomando, ciao ragazzi!